Dopo la pausa forzata del 2020, Forrec ritorna alla Fiera Ecomondo di Rimini, in un padiglione nuovo, A1, con uno stand più grande di 150 metri quadri, stand numero 050. Ancora una volta la Fiera Ecomondo si dimostra essere un appuntamento immancabile per tutti i professionisti nel settore dell'ambiente e dell'economia circolare. Ancora una volta Forrec ritornerà alla fiera con un rinnovato entusiasmo. E il nostro stand accoglierà tre macchine, il TX1600, trituratore innovativo creato per il trattamento degli pneumatici, il multilaceratore FR5000, macchina già presente nella gamma Forrec, ma rinnovata da un punto di vista tecnologico. E poi un grande classico, il TQ1008, trituratore quadrialbero, impegnato nel trattamento di rifiuti rigidi e particolarmente difficili per ottenere una pezzatura in uscita uniforme. La prima macchina che presenteremo alla fiera è il TX1600. Il trituratore bialbero è l'innovazione del 2020 di Forrec, studiato esplicitamente per il trattamento degli pneumatici, prodotto perfetto per la produzione di TDF, cioè il combustibile da pneumatico che viene poi utilizzato all'interno dei cementifici. La seconda macchina che presenteremo è il multilaceratore FR5000, macchina già presente nella gamma Forrec, ma che è stata migliorata da un punto di vista tecnico e aumentata nelle performance. Le innovazioni riguardano principalmente il sistema di taglio e rendono molto più semplice la manutenzione della macchina stessa. Le controlame centrali e laterali sono totalmente indipendenti, senza traverse di supporto per facilitare lo scarico del materiale trattato. La dimensione in uscita è regolabile sostituendo le controlame. Il multilaceratore è progettato per essere installato come trituratore primario nel trattamento di rifiuti solidi urbani, industriali e ingombranti. Il trituratore quadrialbero TQ1008 è una macchina che è una pietra miliare all'interno della produzione Forrec, ottimizzata per incrementare la produzione e ottenere risultati performanti. La macchina è impiegata in modo particolare all'interno dei sistemi di trattamento frigoriferi e dei RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici. Infatti è in grado di ottenere un prodotto in uscita uniforme che è utile poi per i successivi trattamenti e separazioni. Il quadrialbero infatti è munito di una griglia di selezione che permette di ottenere un prodotto uniforme e anche di trattare materiali rigidi come plastiche e cavi elettrici. Non vogliamo però svelarvi troppo, l'appuntamento è dal 26 al 29 ottobre presso la Fiera Ecomondo di Rimini, dove avremo l'occasione di ritrovarci, salutarci, conoscerci e vorremmo condividere con voi i successi di questi 2 anni e la voglia di ritornare a vederci in presenza. A presto!